Questa volta daremo un segnale definitivo. Risveglieremo le coscienze e finalmente faremo capire al mondo che non c'è nulla di più nocivo dell'ignoranza e del razzismo! Sì! Oh! Cos'è qui, Lampedusa? Scusate, già da feto era un coglione. Sua madre è caduta dalle scale quando era incinta. Oh! Oh! Ma sei scemo? Tu sei scemo? Questa è una casa o un centro profughi? Stiamo cercando di organizzare una protesta pacifica contro il razzismo! E lo dovete fare proprio sul mio terrazzo? Veramente casa mia. Beh, io comunque pago l'affitto. Non pago... Vabbè, io non pago affitto. Non pago affitto, io non faccio fraio. Citazione. Daniele, per colpa di persone come te se ancora oggi esiste il razzismo. Ah, Jacopo, e fatela una risata. E va bene, il razzismo esiste. Ma non stiamo un po' esagerando? Mi sembra più un motivo per fare del vittimismo, piangere sui social e andare dalla D'Urso. Sai una cosa? Meriteresti di risvegliarti nero. Così capiresti quanto sono grandi le cazzate che ti escono dalla bocca. Ma vai a cagare, va. Pirla. Svegliarmi nero. Che grandissima cazzo. Jacopo, aiuto! Sono nero! Ma quante lampade ti sei fatto? Nessuna. E poi quanti steroidi hai preso? Cioè, fino a ieri eri più flaccido di una foca monaca. Non ho fatto niente, mi sono risvegliato così. Grande Giove! Allora è una punizione divina per il tuo razzismo! Punizione? Benedizione! Guarda, Jay, ce l'ho bislungo! No! Per l'amor di Dio, lascia il basilisco nella camera dei segreti, grazie! No! Cosa? Stasera Sara mi vuole presentare i suoi. E chi è Sara? Una con cui esco da un mese. Ah, quindi stai per perdere la verginità. Sono commosso. Dai, smettila, è una cosa seria. Ok. Quindi stai per perdere la verginità? Sono commosso! Oddio, non posso presentarmi così. Perché? A casa sua i neri non sono ben accetti. Cos'è, sua mamma è scappata con uno di colore? Suo padre. Come suo padre? Sì, suo padre è scappato con uno di colore. Beh, si sa, when you try black, you never go back. Ah, lo diceva sempre la mia ex. Jay, per favore, aiutami, devo uscirne! Senti Dan, vada lei. Se un minimo intelligente capirà che ha comprato un mini pony, gli è arrivato uno stallone da monta. Sicuro? Fidati, neanche con la pietra tuono potevi evolverti così. Ah, essere neri è davvero una figata. Sara, sto arrivando, buon amour. Grazie. Ma... No, grazie. No, grazie, sono a posto. Ma cosa no grazie? Non sono mica un venditore di rose. Uè, Balotelli, to! Come Balotelli? Guardami bene la Mercedes, zero grafi e occhio, fai ballare l'occhio se passano i caramba. Guardi che non sono un parcheggiatore abusivo. E cosa sei, l'ingegnere allora? No, però... Dai, Giorgiana, di dove sei? Busto Arsizio. Ma lascia stare, io dico di origine, si vede che non sei italiano. Da dove vieni? Congo, Burkina Faso, Camerun, Nigeria, da dove vieni? Io sono italiano al 100% e non è che sono un parcheggiatore abusivo solo perché sono nero. Qua ti devo dare ragione, tutte le mie scuse, scusami, c'è stato un misunderstanding, mi sono accorto adesso delle rose. C'hai anche gli accendini? Dove vai? Passa l'accendino che mi accendo il malborino. Com'è possibile che un ragazzo di colore viva tutte queste discriminazioni? Signora? Signora? Le è caduto il portafogli? Balordo, me l'hai rubato tu il portafoglio! Aiuto! Oh, fermo! Abbattiamo! Lasciatemi! Tanzani!
Come hai fatto a trovarmi? Perché è attiva la posizione in tempo reale. Sono sceso, ho trovato il mazzo di rose rosse per terra e ho capito subito che c'era qualcosa che non andava. Ti conviene restare da Sara fino a quando le acque non si saranno calmate. Ok, hai ragione. Sara, sono io, te lo giuro! È davvero uno scherzo di cattivo gusto sapendo che mio padre è scappato con uno di voi! Dio a Daniel di non farsi più vedere. Fermi, fermi! Lasciatelo stare! Ehi, che stai facendo? Lascialo stare! Metti le mani in vista! Ma lui è amico mio, io non ho... Guarda qui, com'era ridotto! Lasciatemi stare! Non ho fatto niente! Che cos'è qui? Lampedusa? No! Fratelli, questa volta daremo un segnale definitivo. Risveglieremo le coscienze e il mondo capirà che non c'è nulla di più nocivo dell'ignoranza e del razzismo. Come facevi a sapere cosa avrei detto? L'ho sognato. Ti unisci a noi? Quando tutto è stato detto e fatto, tu hai fatto e detto abbastanza. Distoglierai lo sguardo di fronte alle ingiustizie o farai di tutto per lasciare questo mondo migliore di come l'hai trovato? Ricorda, meglio vivere un solo giorno proteggendo la dignità dei più deboli che 100 chinando la testa ai prepotenti.